Benissimo. Allora, il primo intervento a livello di contenuti è quello che ci arriva come contributo video ed è, diciamo, un piccolo teaser, un piccolo spoiler di quello che stiamo lavorando per ospitare questi due relatori il prossimo anno fisicamente e con un'esposizione, spero, delle loro opere. Si tratta di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, che sono praticamente tante cose insieme, sono degli ingegneri, scienziati, hacker, designer, artisti, ok, docenti, no? Nel caso di Salvatore. È una cosa molto interessante. Io ho conosciuto Salvatore per una cosa che, a dire la verità, per una normale persona sarebbe drammatico. Lui anni fa ha avuto un problema di salute, un cancro purtroppo, e ha reagito in un modo veramente incredibile, sorprendente. Ha trasformato una situazione drammatica, che avrebbe messo in crisi tante persone, in un'opportunità. Non so, sicuramente tanti di voi hanno esperienza del fatto che le cartelle cliniche, no? I cosiddetti CD o comunque le informazioni cliniche sono fornite in un certo formato di dati. Questo formato di dati è chiuso. Lo possono leggere solo gli addetti ai lavori. Lui che cosa ha fatto? Ha detto: io voglio aprire, rendere accessibile la mia cartella clinica affinché da tutto il mondo chiunque voglia darmi una mano possa consultarla e dare un suggerimento per la migliore cura possibile. Quindi il suo progetto per affrontare la malattia si è chiamato La mia cura open source. Lui ha craccato da hacker il formato proprietario della cartella clinica e l'ha reso disponibile su internet, sollevando un sacco di dibattito all'interno della rete, specialmente da parte dei medici, no? E mi ha colpito tantissimo questa cosa qui. Fortunatamente lui ha trovato una cura e adesso sta bene. E quello che lui fa è incredibile, perché lui, assieme ad Oriana, in particolare, tra le cose che mi hanno colpito di più, perché ne fa veramente tante, trasforma i dati in design. In opere d'arte. L'arte è un linguaggio di comunicazione immediato, velocissimo, trasversale, universale, e quindi è veramente potentissimo quello che fa come progetti. Quello che fa ce lo racconta adesso nel video contributo che ci ha mandato, e adesso io ve lo lancio così potete conoscerlo. Carissimi, saremo stati molto felici di essere con voi, ma siamo completamente immersi in un progetto che abbiamo molto a cuore, che si chiama IACOS, no? Stiamo creando la prima intelligenza artificiale open source di quartiere, no? Che sta per nascere, no? Sta per nascere nel quartiere di Tortignattara a Roma, proprio in questi giorni. E proprio forse questo progetto è l'incipit perfetto, no? Per insomma, di cui vi vorremmo brevemente parlare, no? E questa cosa di cui vorremmo parlarvi è di come il design, noi ci aggiungiamo anche l'arte, sia davanti a una opportunità meravigliosa, no? Al centro di questa opportunità ma ci sono i dati e la computazione, per esempio gli algoritmi o l'intelligenza artificiale, no? Nella sua definizione di cultura, Wilhelm Flusser diceva che la cultura è l'insieme delle cose che le persone fanno e usano. Questa è una definizione meravigliosa per me di cos'è la cultura, no? E ci permette di riflettere. Ecco, ad oggi la quasi totalità delle cose che le persone fanno e usano generano dati o hanno un comportamento che è modificato dai dati, no? E dalla computazione, oppure addirittura sono alimentati da un motore computazionale. Quindi questa cosa ci fa riflettere, no? Perché vuol dire che dati e computazione, insomma, non sono più un mero elemento tecnico, no?
no, della nostra realtà, ma sono diventate un elemento culturale, addirittura esistenziale, no, per quanto influiscono sulla nostra vita. E questo fatto, no, che dati e computazione non sono più un elemento tecnico della nostra vita, ma sono un elemento esistenziale della nostra vita, ovviamente è di estremo interesse per tutti coloro che, come i designer, si occupano del benessere dell'essere umano e delle sue società. Quindi questa, diciamo, è una cosa importantissima, no? Ma in questa cosa importantissima c'è un problema. Il problema è che l'industria dei dati e della computazione, per come, diciamo, attualmente si esprime, è una industria di tipo estrattivo, no? Come quelle del petrolio, insomma, delle altre energie non rinnovabili, no? Quindi estrae i dati dai comportamenti delle persone, no? Li computa e usa il risultato di queste diciamo, elaborazioni sulle, no, per modificare il mondo. Ok? Adesso, e queste, diciamo, modifiche del mondo, ovviamente, come stiamo vedendo in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, diciamo, hanno moltissimi impatti, no? Sono modifiche sostanziali, no? di cosa c'è nel mondo, no? Tanto che hanno impatti radicali sulle nostre emozioni, sui nostri diritti, sulle nostre libertà, per esempio, no? Pensiamo solo all'informazione. Sappiamo tutti, conosciamo tutti gli enormi problemi planetari cui hanno portato le industrie estrattive, insomma, nella storia dell'essere umano, no? Quindi, per esempio, quelle dell'energia, no? Dell'ambiente. I danni sono tutti sotto i nostri occhi, no? E sono tanto gravi che addirittura è in dubbio il fatto che riusciremo a porvi rimedio in qualche modo, no? Invece i danni dell'industria estrattiva, dei dati e della computazione li stiamo iniziando a vedere in questi anni, no? Adesso, no? E già stanno facendo tanti danni, no? Ci sono questi danni, tanto è vero che tanti ricercatori e mediologi diciamo, preoccupano di come questa tipo di industria estrattiva, che ha, diciamo, in mano il controllo dei dati della computazione, diciamo, metta a rischio le nostre democrazie, i nostri diritti fondamentali, per esempio, no? E quindi questo è una cosa da tenere a mente, no? Molto chiaro. Ma c'è un danno forse ancora più grave, no? che ha portato l'attuale industria estrattiva dei dati e della computazione. E questo danno è un danno all'immaginazione. Anche qui il parallelo col petrolio è molto semplice, no? Perché, per esempio, per fare il parallelo potremmo pensare a una persona che si chiede ma come posso io immaginare un mondo senza automobili? No? Mi sembra una domanda impossibile, no? da affrontare. Questo però è quello anche che sta avvenendo con diciamo, l'industria dei dati della computazione. Quindi, per esempio, la stessa persona in quest'altro scenario potrebbe chiedersi: come faccio io da solo, no, a immaginare una sorgente di dati che non sia estrattiva? E se ci pensate, è una domanda molto difficile, quasi impossibile, no, a cui rispondere, no? Ma allo stesso tempo, diciamo, questa cosa, questa caratteristica dei dati, no, di essere estratti, no, dalle persone, è una cosa che diamo quasi per scontata, no? Per esempio, l'altro giorno, durante un workshop, proprio per il progetto di IACOS, no, in cui ci stavamo riunendo con tanti abitanti del quartiere, diciamo, di diversi tipi, no, proprio per scegliere come IACOS, la piccola intelligenza artificiale che sta nascendo nel quartiere, avrebbe potuto raccogliere i suoi dati, no? Quelli che gli permettono di imparare e di relazionarsi con le persone, no?
Ecco, tutti presenti, che erano dei limiti più vari, no? C'erano professionisti, c'erano casalinghi, ricercatori, creativi, ragazzi, non hanno avuto dubbi, no? Quando hanno raccontato i loro concept, questi erano tutti concept estrattivi, no? Da qualsiasi cosa, no? Cioè, quindi dati dai social, dagli smartphone, dai corpi delle persone, dalle loro relazioni, no? E quindi ci è parso estremamente chiaro che diciamo, immaginare, no? Quindi anche riuscire solo a immaginare come potrebbe essere fatta, no? Un'industria o una pratica, no? Dei dati e della coltivazione che non fosse estrattiva è diventato per noi oggi quasi impossibile, no? Perché abbiamo un'estrema difficoltà a proprio concepire, no, quelle soluzioni di questo genere. E sapete qual è il problema? Il problema è molto semplice. E il problema è che il petrolio non esiste. Beh, diciamo, esiste, no? Però almeno non da solo, no? Cioè, il petrolio preso da solo non esiste, perché il petrolio, diciamo, non esiste come entità a sé stante, no? Che si può manipolare in qualsiasi maniera, no? Il petrolio esiste in un ecosistema, no? Nella complessa quindi rete di relazioni, no? Che unisce alberi, persone, automobili, città, pesce, tutto il resto di quello che c'è sul pianeta, no? L'industria estrattiva però si comporta diversamente, no? Perché pensa che il petrolio esista da solo, no? Che sia qualcosa che si può semplicemente prendere e usare, no? Questo è un comportamento molto problematico, no? E diciamo, in realtà però c'è un altro punto di vista, no, che possiamo adottare e ve lo vorrei proporre brevemente, no, per arrivare alla conclusione, tramite la definizione che Einar Ostrom dava dei commons, dei beni comuni, no, quella con cui ha vinto il premio Nobel. Quando descriveva che cos'erano i commons, quindi i beni comuni, la Elion Ostrom li descriveva come una tripletta di cose, no? Inscindibili, inseparabili, no? Che devono esistere, e se no non esiste il bene comune. E questa tripletta è la seguente, quindi diciamo, al centro c'è la risorsa, no? Che sia il petrolio, l'aria, o in questo caso per esempio i dati. Attorno alla risorsa si posiziona, si dispone un ecosistema relazionale ad alta qualità, no? Che se ci pensate è l'unico modo in cui si può immaginare di gestire una risorsa collettivamente, no? E la terza componente di questa tripletta era il fatto che questo ecosistema relazionale ad alta qualità si riunisse per darsi delle regole, il codice, no? Ecco, forse con tutta probabilità la soluzione con cui potremo finalmente affrontare e tentare di risolvere questi problemi di cui stiamo parlando è lo smettere di credere che il petrolio o i dati, come nell'altro caso che ci interessa più da vicino, sono qualcosa che si possa semplicemente estrarre ed usare, no? Okay? E quindi inizieremo ad utilizzare quest'altro paradigma, no? Che vede la compresenza della risorsa, dell'ecosistema relazionale ad alta qualità e delle regole che questo si vorrà dare, no? Ecco, questo è quello che stiamo facendo a Torpignattara con il piccolo Iacos, la nostra piccola intelligenza artificiale che sta per nascere. Iacos sarà metaforicamente un bambino, no? Quindi un piccolo bambino artificiale, no? Che sta per nascere ed è il figlio di tutti, il figlio di tutto il quartiere, no? E tutto il quartiere progressivamente se ne sta prendendo cura, no? Quindi questa è una cosa importantissima. Iacos mangia i dati, no? E li usa per imparare. E però quali dati lo decide il quartiere, no? Come la mamma, il papà possono decidere, no? Quale pappetta dare al proprio bambino, no? E il quartiere decide anche come sono trattati questi dati, no? Per dire. I dati sono del quartiere, quindi sono un commons, quindi in questa accezione che abbiamo descritto poco fa,
E quindi ci si organizza intorno, no, ad un ecosistema relazionale ad alta qualità che decide, diciamo, di darsi delle regole, di discuterle, di evolverle progressivamente, no? Di tecnologie per applicare questi schemi, no, questi paradigmi e queste regole, ne abbiamo in pizzette, no? Dalla crittografia alle blockchain, quello non è assolutamente un problema, no? Di tecnologie ne abbiamo quante ne vogliamo. La parte difficile, no, di questo tipo di processo è proprio l'immaginare un nuovo e differente modo di fare le cose. Questa attualmente è la grande opportunità per il design. Ora, immaginare come gli esseri umani possano riprendere il controllo, no, intimamente e nella società di questo loro nuovo elemento esistenziale, no, quindi i dati e la computazione, da cui dipendono proprio così tante delle nostre libertà e dei nostri diritti fondamentali, pensiamoci sempre. È difficilissimo, no? Quindi è un compito, un'opportunità da cogliere, ma è difficilissimo, no? E tutto addirittura sembra remare contro, no? Quindi a cominciare dalle leggi, no? Che anche loro prive di immaginazione, partono addirittura dall'assunto, no? Che la normalità sia un'industria dei dati estrattiva, no? E addirittura, insomma, da tante istituzioni, addirittura della cultura, no? Ma se ci pensiamo, era anche difficile capire come avremmo potuto affrontare i problemi planetari che portava all'industria estrattiva della chimica, dell'energia, no? O delle altre forme. Almeno su quest'altro tema, quello dei dati e della computazione, siamo ancora in tempo. E ci pare ovvio, sempre più evidente, come nell'affrontare questi temi l'Italia e l'Europa, non dimentichiamoci che l'Europa per fortuna è attualmente il caposaldo, no? Quindi la fortezza, no? Diciamo, della difesa dei diritti e delle libertà digitali delle persone. Ecco, pensiamo che ci sembra proprio evidente, no? Che l'Italia e l'Europa in questa questione abbiano un ruolo di fondamentale importanza, no? Per la nostra storia, per la nostra cura della società e della dimensione pubblica. Ecco, questo è quello che vi volevamo raccontare attraverso un progetto a cui teniamo molto, il nostro piccolo IACOS, e delle opportunità che apre e, diciamo, delle visioni che offre per il design e l'arte adesso e di come possono avere impatti forti e duraturi nelle nostre società. Spero che ci incontriamo presto e buon lavoro, una buona conferenza a tutti. Benissimo. Bene. Quindi ci terrei a ringraziare Salvatore per questo contributo e appunto l'idea è quella di ospitarlo fisicamente il prossimo anno. Come vedete, ha centrato pienamente l'introduzione e il tema portante di questo tipo di eventi. Il discorso di affrontare la trasformazione digitale come rivedere il senso delle cose, no? In chiave innovativa. E l'altro tema portante che è quello di tutti i progetti di Open Design che sostanzialmente sono accomunati dal fatto di offrire magari piccole soluzioni, piccole sperimentazioni, però a grandi problemi sistemici, no? Come in questo caso qua. Ci riusciranno, daranno una risposta? Non lo so, però è importante sperimentare e soprattutto è interessante vedere come l'Open Design ha uno scopo alto, cioè quello di comunque affrontare qualcosa di importante e di molto sensibile. Quindi invito un piccolo applauso al Salvatore, in modo che lo sentirà tramite il video YouTube.